Buongiorno a tutti, oggi Pornogatari che non c'è da un po' di tempo, però invece che parlare di film porno oppure di interi periodi storici anche come facciamo spesso, oggi parliamo di un tema molto di attualità che è l'ultimo libro di Lili Gruber, Non farti fottere, che ha l'ambizione di diciamo scandagliare anche nel dettaglio volendo tutti i danni della industria pornografica, soprattutto sulle giovani generazioni. Il libro ha molto questa impostazione di qualcuno pensi ai bambini, insomma, c'è un po' questa cosa molto da signora Lovejoy dei Simpson. E c'è una nostra cara amica che è Claudia Ska, che addirittura credo, Claudia, tu sia venuta o alla prima o alla seconda puntata del Pornogatari anni fa, quindi è pionieristica. Per cui grazie di essere qui. E oggi appunto tratteremo del libro della Gruber. Quindi ti lascio subito la parola, così tu mi dici le tue prime impressioni a caldo e poi vediamo un po' di analizzare alcune parti, diciamo. Ciao a tutte le persone in ascolto, grazie nuovamente dell'invito, sono come sempre lusingata da queste ospitate, sono contenta per far sta filata, come disse qualcuno. Bello, sì. Entrerei subito nel vivo, nel senso che per mia ignoranza devo ammettere che non ho saputo immediatamente dell'uscita del libro di Lili Gruber. Mi è stata fatta presente da alcune persone che conoscono, che conosco o che mi seguono su Instagram. Quindi quando ho iniziato ad avere più, come dire, suggerimenti, ho detto, sai che c'è adesso. Adesso leggo subito, cotto e mangiato, leggo il libro. E quindi l'ho letto in realtà in pochissimo tempo, qualche giorno dopo l'uscita, perché se non erro è uscito lo scorso 16 aprile. Ed è anche un libro che ha il pregio, secondo me, di essere molto scorrevole. Poi, Vero. quando entriamo nel vivo dei contenuti, ecco lì, i pregi, secondo me, iniziano a, come dire, a venire un po' meno. Nel senso che da subito mi ha disturbato particolarmente l'accostamento che Gruber fa tra violenza e sopraffazione e pornografia. Evidentemente, per quanto lei più volte all'interno della narrazione ribadisca che non è assolutamente contro la pornografia, che ha un approccio positivo al sesso e alle sue rappresentazioni, però di fatto sembra un po' che quello che lei afferma di essere o al quale afferma di aderire in realtà venga contraddetto poi dalle sue opinioni, che ribadisce e riporta più volte all'interno del saggio. E appunto lei accosta la violenza, per esempio, da subito, io mi ricordo una delle prime frasi proprio all'interno del primo capitolo. È l'accostamento, la definizione in qualche modo della pratica della gangbang come una pratica intrinsecamente violenta, tramite la quale viene sopraffatta la persona che è al centro, diciamo così, della scena e della pratica sessuale, quando in realtà nel porno la gangbang, per quanto poi magari ci possano essere come dire, delle azioni fisiche che possono sembrare agli occhi di chi guarda un po' più, come dire, irruente, però di fatto è una pratica che anzi molte persone, anche non nel porno, per esempio in chi fa lavoro sessuale, viene scelta come pratica perché è estremamente remunerativa, perché ci sono più persone e di conseguenza si possono, Certo. la cifra da chiedere può essere più alta rispetto a un rapporto 1 a 1. Uno, o 1 a 2 per il totale di 3 persone, insomma. Quindi ecco, questo accostamento io l'ho trovato immediatamente disturbante e oltretutto, al di là del disturbo che ha provocato a me, che potrebbe essere anche soggettivo, l'ho trovato problematico, perché ancora una volta
in qualche modo si sta identificando la rappresentazione sessuale in maniera piatta, come una rappresentazione che di per sé è connotata da appunto sopraffazione, abusi, violenza, e dove la figura che di fatto ne esce perdente è quella, manco a dirlo, della donna, la figura femminile. La cosa che poi durante tutta la lettura mi ha accompagnato e dicevo, boh, magari non so, forse sono troppo prevenuta io, in realtà la persona che probabilmente è più prevenuta è proprio Lily Gruber, perché in tutto il saggio, nonostante abbia avuto opportunità di confrontarsi con interlocutrici e interlocutori diversi che hanno avuto modo di dare, come dire, dei, non solo delle opinioni, ma anche dei punti di vista differenti di persone che si occupano di porno o lo fanno, è quella invece di rimanere arroccata sulle proprie posizioni, cioè come se volesse dire sì, però mi ricordo in particolare appunto il suo dialogo con Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia, che le dà della bacchettona, lei poi riporta il loro dialogo in maniera anche molto piacevole, leggera, eccetera, nonostante lui le faccia notare tutta una serie di, in qualche modo, fallacie, giusto il plurale, dei suoi ragionamenti, lei sembra dire sì, però alla fine è così, cioè, quindi no, mi sembra anche una persona che non è disposta a, come dire, a mettere in discussione le opinioni che si è fatta in autonomia. E vorrei far notare una cosa, che questa è una cosa che io non ho notato subito, perché me l'ha fatta notare una persona che mi segue, che stava anche lei leggendo il libro, e mi ha detto, ma hai notato che non c'è alcuna bibliografia o sitografia? Esatto. E io ho risposto, no, effettivamente no, perché durante la lettura ho detto, ma magari, cioè non me lo sono posta il problema, perché ci sta che magari le note non è che sono come nei testi accademici, in ogni piezo spinto c'è una nota di 20 certo. righe. Però effettivamente poi sono subito a quel punto andata a vedere l'indice, eccetera, e non ci sono riferimenti sitografici né bibliografici, il che per me è un problema, perché se è vero che lei menziona nell'arco di tutta la narrazione delle ricerche, queste ricerche o questi studi o questi articoli non sono però identificati in maniera univoca, quindi con il titolo, l'anno di pubblicazione, il nome delle autrici o degli autori, è tutto un po' vago. Di conseguenza questo non consente a chi legge il saggio di poter approfondire e farsi un'idea in totale autonomia. Quindi questo per me, ecco, per esempio, è sinonimo di mancanza di serietà nella pubblicazione, però di questo avrebbe dovuto tenerne conto anche Rizzoli, che ha pubblicato certo. il saggio. E quindi queste, ma diciamo, ecco, le prime impressioni. No, scusami se ti interrompo, però su questo non voglio allargare troppo il tema, però è una delle cose importanti da rilevare. Al di là dell'argomento porno, diciamo che il saggio presenta alcuni dei problemi classici del giornalismo nostrano, tra cui quello di non citare le fonti, oppure certe volte lei cita delle fonti, dice l'agenzia tal dettaglio Italia ha detto questa cosa, quindi, e ne trae una deduzione che però non c'entra molto con quello che ha detto l'agenzia tal dei tali, cioè certe volte ha riportato dei dati che riguardano, che ne so, il consumo di una determinata categoria porno su un gruppo, su una piattaforma, scusatemi, e poi ci attacca subito un ragionamento che riguarda i giovani, che però non erano dentro quella statistica che lei ha riportato, e quindi non si capisce bene anche il collegamento tra le cose che cita. Questo è un problema del giornalismo nostrano, secondo me, e anche del fatto, tu citavi un po' la sua posizione in granitica, ovviamente è normale che tutti, anche noi in questo momento, abbiano dei bias verso determinate cose, però il fatto è che il saggio è strutturato in un modo particolare, cioè lei parte subito parlando degli stupri di Caivano, di Catania, eccetera, eccetera, e non è che lei parte, esatto, non è che parte dando una definizione di porno univoca e facendo degli esempi, eccetera, eccetera, poi si chiede, ha delle ricadute sociali, violente, eccetera, eccetera, lei parte già dalla conclusione, cioè parla di stupri che avvengono e poi li vuole collegare
alla questione del porno. Quindi già come è strutturato il saggio, insomma, capite che come dire, tradisce quali sono le ambizioni teoriche a cui si vuole arrivare, no? In un sì, certo ma anche senso. Perché appunto lei non parte dalla pornografia, lei parte da degli eventi di attualità e in particolare fa riferimento a una frase che purtroppo abbiamo sentito ripetere più spesso dai molto spesso dai media la scorsa estate, quando appunto ci sono stati i fatti di Caivano prima e Palermo dopo, ossia alcuni dei ragazzi o uno dei ragazzi implicati nello stupro di Palermo, in uno dei messaggi che sono stati riportati dai telegiornali, dai quotidiani e dalla stampa in generale, è stato quello, adesso cito più o meno esattamente, una cosa così l'ho vista solo nei porno. Ora, prendere, come dire, prendere questa frase e da là costruirci, unendo poi tutta una serie di altri eventi, un impero di ragionamenti appunto più o meno fallaci, per me è pericoloso, perché ripeto, lei non parte dalla pornografia. Io capisco che è il grande problema poi di chi si occupa di porno, di chi lo studia, ma probabilmente anche di chi lo fa, cioè non c'è una definizione univoca che non sia quella etimologica, la classica, la rappresentazione, discorsi sulle prostitute, porné, logos, insomma, appunto la definizione che deriva dall'etimo. Cioè, è difficile definire che cosa sia pornografia, soprattutto adesso col fatto che, volendo, si potrebbe parlare di pornografie al plurale, perché ci sono diversi modi di farla, ma anche di fruirne. Detto ciò, in tutta questa, come dire, tutto questo mare magnum, però secondo me è abbastanza fazioso partire da degli eventi di attualità che riguardano delle violenze sessuali, ecco, per aggredire il porno, perché non so, io penso che si possa fare un'indagine giornalistica in maniera molto pertinente, molto preparata. Poi io la stimo anche Lily Gruber, però francamente questo saggio secondo me non è serio, non mi viene da prenderlo seriamente. E peraltro io, come ho detto già in altre occasioni, ho apprezzato particolarmente l'intervento di Roberto D'Agostino. Perché c'è da fare una premessa. Lily Gruber, diciamo così, che fonda un po' tutta la sua, come dire, la sua narrazione su la sua disamina sul fatto, sulla relazione tra giovani, in particolare bambini, adolescenti, e la fruizione di materiale sessualmente esplicito. Invece Roberto D'Agostino, secondo me, dice una cosa che c'è, cioè, di persona che è calata nella realtà. Effettivamente si parla tanto, in particolare quando si parla di Gen Z, ma anche della generazione successiva, di questo disinteresse per il sesso: i giovani non fanno sesso, e i giovani sono disinteressati al sesso, e guardano porno, eccetera. Ma in realtà, effettivamente, io non so se chi è in ascolto ha a che fare con i giovani. Non è che ci sia un disinteresse in senso assoluto, però effettivamente a me capita di frequentare anche dei party, delle feste dove ci sono delle persone maggiorenni, ma comunque molto giovani, cioè di 20 anni, 22 anni più giovani di me, e vi assicuro che spesso sono party dove ci sono delle aree sessualmente, dove si può fare sesso libero, e poi però sono dei party di fatto musicali. La maggior parte delle volte le persone molto giovani stanno a ballare e chi va a scopare siamo noi adulti, cioè adulti ma non giovani adulti, cioè dai 30 anni in su. I giovani stanno a ballare la techno, l'elettronica, cioè non gliene frega un cazzo di scopare a questi, perlomeno non gliene frega in quei contesti. Ora, è vero che io non faccio primavera, cioè non sono la rondine che fa primavera, quindi è ovvio che la mia esperienza personale è estremamente, come dire, circoscritta e limitata.
mi viene un po' da pensare anche da quello che vedo sui social, che si parli tanto di sesso, ma lo si faccia poco, quindi forse c'è un interesse teorico, ma non lo so, mi sembra più una preoccupazione di noi adulti rispetto a tutte queste problematiche del porno relative alla giovane età, che sicuramente non significa che non dobbiamo porci il problema di come accedere ai contenuti, quali contenuti e via discorrendo. Però sì, non lo so, tutto questo veramente, anch'io ho pensato, qualcuno pensi ai bambini, cioè è un po' quella roba là, ma preoccupiamoci degli adulti che sono delle capre, cioè come dice Sgarbi. Sgarbi, giusto, lo cito per le capre, non perché lo stimi in nessun modo. Certo. I bambini, perché sono sempre la categoria che fa gridare più facilmente allo scandalo, ovviamente. Esatto. Però il punto è, come dicevi tu, l'intervento di D'Agostino è ottimo, ma non solo il suo, anche alcune sex worker che intervista Lily Gruber. Ma la questione dei giovani è interessante perché lei ne parla in continuazione, però non cita dei dati su questa cosa, cita i dati su altre cose. Però io, per un discorso del genere, l'unico dato che io vorrei vedere è se gli stupri sono in aumento e se lo sono in quel range di età. No, ma addirittura, perché se per esempio sono in aumento e lo sono tra i quarantenni, il problema non si pone in quei termini che dice lei. E quindi, però, questa cosa lei non l'affronta, ma mi sembra invece rilevante, ecco, per dire. Aspetta, non so se ti ricordi, ma c'è un passaggio a Saggio Inoltrato dove si cita un po' la situazione nei paesi del nord Europa. Adesso non mi ricordo se vengono menzionati più paesi o ci si concentra sulla Svezia. Comunque, viene menzionato il fatto che l'educazione sessuale, un approccio come dire aperto alla pornografia, eccetera, e anche, aspetta, una parità di genere rispetto alla gestione della società, quindi più equità nello studio, nel lavoro e nella società in generale fra i generi, cioè si dice, se non sbaglio, nel testo, che fa emergere il fatto che siano società anche sessualmente meno vente, cioè che ci sono meno stupri, eccetera. Nonostante questo, lei continua a ribadire sì, però, ma il punto, cioè, non è la pornografia, il punto è che siamo degli analfabeti, cioè una società analfabeta, ancora prima che a livello sessuale, proprio a livello cioè, come dire, culturale, di relazionarci in maniera volto aperto, a viso aperto, a questi argomenti. Cioè, prima ancora di arrivare alla pornografia, che è la rappresentazione di sesso esplicito fra persone adulte e consenzienti, il punto è che noi non parliamo in generale di sesso, non parliamo in maniera matura di corpi, di differenza, di desideri. È quello il problema. Non ne parliamo in famiglia, non ne parliamo a scuola, non ne parla la politica, esatto. Se ne parla solo in maniera persecutoria, prescrittiva e fascista, di fatto, quando se ne parla, altrimenti non se ne parla per niente. Quindi fondamentalmente siamo tra il nulla cosmico, e quando se ne parla forse sarebbe meglio non parlarne affatto, se se ne deve parlare in quei termini. E quindi così. Sì, no, ma lei tra l'altro ogni tanto tira fuori la tiritera sull'educazione sessuale, che è diventata per alcuni un po' anche un mezzo slogan, cioè la dici, però non mi spieghi nel concreto cosa intendi, perché anche la tiritera sul spiegare la differenza tra realtà e finzione, ma non credo, non so se è quello il problema, cioè prima di arrivare a questo devi aver dimostrato tutta una serie di cose che, sì, per carità, sono difficili da dimostrare, però insomma, prima di puntare il dito ci devono essere, secondo me, delle prove abbastanza salienti. E ad esempio lei fa tutta una parte che mi è sembrata un po' esagerata sulla questione dei pop-up che appaiono improvvisamente ai minori mentre navigano sui siti, dove questi pop-up rimandano a contenuti sessualmente espliciti. Ora, a parte, io mi sono scervellato per mezza giornata a capire, perché a me non capita mai purtroppo di vedere questi pop-up, e quindi io non riesco mai ad accedere a contenuti sessualmente espliciti senza cercarli apposta, però poi a un certo punto un mio amico mi ha fatto notare, gliel'ho chiesto, mi ha detto, in effetti succede, cioè a me succede solo quando guardo film in streaming, magari illegalmente, eccetera. E effettivamente mi è venuto in mente che capita solo in quelle occasioni, però appunto ci devi proprio cliccare apposta per poter entrarci. Il fatto che un minorenne ci clicchi
perché è curioso, sì, magari è un problema, però ci dovrebbe fare interrogare sul perché è curioso di quelle cose. E per quanto sia sicuramente problematico se l'utente ha 8-9 anni, però chiediamoci il perché ci clicca sopra, nel senso, cioè nessuno lo costringe in qualche maniera. E quindi la domanda sarebbe semmai, come mai c'è questa curiosità? Torniamo a parlare di curiosità, sessualità nei minori o cose del genere. Cioè è un argomento in un certo senso ineliminabile, non è che se tu togli pop-up da internet e torni alle riviste porno in edicola, i minorenni provano a bacchiare le riviste porno in edicola, però chiediamoci il perché in qualche maniera. Cioè è un tornare a parlare di questi temi, semmai, oltre al fatto che ci devono essere dei controlli su determinati siti per persone molto sotto l'età del consenso. Però anche lì è un controllo magari che deve fare più le famiglie, non lo so, io non so le soluzioni, però mi pareva che lei perdesse molto tempo a parlare di questa cosa dei pop-up, che non so quanto sia rilevante proprio a livello numerico, quantitativo, cioè quanto sia questo il problema dell'accesso dei minori a questi contenuti, ecco. Mi sembra che se ci vogliono accedere, ci accedono, ecco, e quindi spostiamo il discorso in qualche maniera, no? Allora, io però farei un ragionamento ancora più a monte rispetto a questi pop-up. Anche io, nonostante mi faccia paladina del no, bisogna pagare per i contenuti culturali, eccetera, non posso negare di aver usufruito di contenuti. Per esempio, io non ho Netflix, mi è capitato quando desideravo vedere una particolare serie TV o un film di andarmela a cercare piratata. L'ho fatto anche io, lo ammetto, faccio il mea culpa. Ed effettivamente, certo, come ti ha detto anche il tuo amico, è l'unica occasione in cui mi è capitato che comparissero in maniera compulsiva pop-up per i siti più disparati, per la maggior parte siti che rimandano a contenuti sessualmente espliciti. Quindi il punto qual è a monte? Che tu già di per sé stai andando a cercare dei contenuti che sono piratati, quindi sono, non so se siano illeciti, illegali, cioè non sono contro la legalità, vabbè, chiamiamoli, non so quale sia il termine effettivamente più appropriato. In alcuni paesi anche in modo abbastanza pesante, tipo in Germania. No, nel senso, immaginiamoti, io mi ricordo tipo banalmente, io mi sono vista la prima stagione di The Morning Show, che è una serie TV di Apple TV. Non avendo io Apple TV, la prima stagione me la sono vista piratata, quindi sono andata a cercarmi tipo The Morning Show, tutti quei siti così, quindi già slash qualcosa, quindi finisco già su un sito che mi dava la possibilità di vedere questa serie. Ogni volta che cliccavo su, come dire, sul programma che mi consentiva di vedere le puntate, mi apparivano già i vari pop-up che abbiamo menzionato. Però il punto è questo, già io sto facendo una cosa che non dovrei fare, perché per usufruire di quel contenuto dovrei farlo a pagamento, quindi già di base io sono su una piattaforma sulla quale non dovrei stare, quindi già questo problema. Perché tu, bambino di 8 anni, hai a disposizione un dispositivo che può essere un computer, un tablet o uno smartphone, e per di più stai accedendo a una piattaforma dove magari non vuoi vedere porno, magari vuoi vedere l'ultimo anime che è uscito, che cazzo ne so, quindi perché hai un dispositivo in mano e perché sei su una piattaforma non controllata, punto primo. Sul fatto, sul perché cliccano sui contenuti porno, io non mi sento di stare a fare supposizioni e illazioni. Cioè, nel senso, la supposizione è che comunque il sesso, soprattutto in una certa età, rappresenta la conoscenza di sé, la curiosità, perché se ne parla, perché comunque ci arrivano messaggi dalla pubblicità, dal cinema, dalle serie TV. Voglio dire, il sesso fa parte della nostra vita, fa parte della conoscenza ed è bellissimo che sia così. Quindi per me la parte problematica non è che il bambino o la bambina clicchino sul pop-up che riguarda la pornografia, ma è perché questi hanno uno smartphone o in generale un dispositivo in mano senza il controllo di una persona adulta, perché queste persone possono andare dove vogliono loro, perché di fatto, diciamoci la verità, questi dispositivi servono a non accollarsi le persone piccole, perché, ma io non voglio neanche però, come dire, prendermela troppo con i genitori, perché
facciamo vite difficili e mi rendo conto che i genitori, insomma, a volte, cioè, sono abbandonati a se stessi perché non c'è un welfare che li sostiene e quindi a volte devono fare mille cose, ce l'ha insegnato in particolare la pandemia, che dovevano lavorare, badare i propri figli, poi certe persone più di altre, in particolare molto spesso questo ricaduto sulle donne che si devono sempre accollare per cultura il lavoro di cura. E quindi è molto più facile, tieni il cellulare, gioca e non rompere i coglioni. Il punto è però è che poi con quel cellulare non ti puoi preoccupare solo se finiscono sul forno, ti devi preoccupare di tutta una serie di implicazioni che ha consegnare un dispositivo complesso nelle mani di una persona che magari non lo sa gestire. Però il problema è che neanche noi adulti lo sappiamo gestire, cioè esatto. I dispositivi che abbiamo in mano noi li utilizziamo per una minima parte del loro potenziale, perché sono veramente delle macchine complesse. Noi ci andiamo sui social, ci andiamo in generale su internet, un like, un acquisto, ti leggi la posta, ti guardi la serie TV, il film, però voglio dire, poi ci sono molte più implicazioni, però queste responsabilità, come ripeto dice giustamente Roberto D'Agostino nel libro, quando lei parla di educazione sessuale senza però definire cosa sia questa secondo lei educazione sessuale, lui dice ma scusa, come i genitori devono insegnare a non buttare le cartacce per terra, devono insegnare ai figli che cosa stanno vedendo. Quindi lui non dice per esempio non insegnare a non far vedere il porno, ma a dire vedi un pene, vedi dei corpi nudi che fanno delle cose assieme, ecco, quei corpi stanno facendo determinate cose, stanno facendo sesso, che cos'è il sesso? E glielo spieghi. È ovvio che per ogni fascia di età devi trovare il linguaggio appropriato, però sono delle responsabilità che innanzitutto secondo me si deve assumere la famiglia e in generale la persona adulta. Qual è poi il problema? Che di fatto il vero analfabetismo non è proprio della persona piccola, è proprio della persona adulta, perché siamo noi adulti che abbiamo problemi a parlare apertamente di sesso, che abbiamo problemi a parlare di pornografia, che abbiamo problemi con la tecnologia perché siamo degli ignoranti a livello tecnologico, tant'è che poi inoltriamo chat, screenshot, cose, cioè, di tutti i tipi, e poi ci stupiamo di sto cazzo di revenge porn. Ma se ci inoltriamo qualunque cosa senza rispettare la privacy di nessuna delle persone con cui interloquiamo, ma ci stupiamo poi che ci sia revenge porn? Cioè, per me è tutto estremamente collegato. Quindi di fatto sì. Cioè, preoccupiamoci del perché queste persone hanno dei dispositivi in mano che sono delle bombe a orologeria. Non può essere solo il porno il problema, che è l'ultima parte, e secondo me, posso dire, non è manco la più pericolosa, perché ci sono dei contenuti molto più violenti ai quali siamo sottoposti in maniera sui social e ai telegiornali, alla TV in generale. Cioè, come si è di attualità, è quella, certo. È quella pornografia del dolore, no? Di far vedere le teste che volano, i bimbi con le mani mozzate, cioè quella violenza proprio che fa parte della cronaca. Io francamente preferirei che i miei figli, se proprio si devono imbattere in contenuti a casaccio, si imbattano in un contenuto pornografico piuttosto che per esempio nelle immagini di guerra che sono reali, che non sono rappresentazione. Però evidentemente il sesso è così, è vissuto così male, cioè per noi il sesso è vissuto in maniera così traumatica che abbiamo il terrore, ma perché abbiamo noi adulti un disagio con il sesso, e siccome noi ci abbiamo disagio pensiamo che anche per la persona piccola debba rappresentare allo stesso modo un disagio. No, è che dobbiamo trovare le parole per dirlo, per spiegarlo, per raccontarlo. Però nessuno si vuole veramente assumere questa responsabilità. E rispetto al discorso dell'educazione sessuale io sono estremamente critica, perché mi domando su che cosa verte e soprattutto quali strumenti, nel mio libro infatti io ho assunto una posizione molto polemica rispetto a questo, cioè io nel mio saggio ho scritto ma chi è che fa educazione sessuale? La suora laica? Cioè uno di Comunione Liberazione? Ma per carità, ma metto mio figlio, mia figlia davanti a Pornhub e dico tesoro arrangiati, ma preferisco di gran lunga così, ma non è mai morto nessuno di pornografia, cioè ma che problema c'è? Ma non... raccontiamo, ecco, insegniamo veramente anche l'interpretazione della letteratura, insegniamo la poesia, insegniamo la narrativa, cioè
è quello, è così che si impara a distinguere la realtà dalla finzione, cioè leggendo, studiando. L'esempio che fanno tutti è quello della, no, dei supereroi, il famoso esempio di Fast and Furious, che nessuno si aspetta di imparare a guidare guardando Fast and Furious, questo grande evergreen che ormai citano tutti. Ho capito, allora tutti, perché infatti chi fa porno dice allora la gente si dovrebbe aspettare di imparare a fare sesso guardando il porno, ammesso e non concesso che si impara più dal porno che non da Fast and Furious, secondo me, perché qualcosa tutto sommato te la porti nell'intimità e ti può essere utile. Però il problema è questo, che non sappiamo noi discernere la realtà dalla fantasia. A me si relazionano, come si relazionano molti adulti, e non sono l'unica, perché questo per esempio è un problema che hanno moltissime persone che fanno porno o comunque contenuti sessualmente espliciti, o che hanno a che fare, che fanno lavoro sessuale e fanno promozione del proprio lavoro sui social media con estrema fatica, vi lascio immaginare. Sapete quante persone relazionano a queste altre persone che fanno lavoro sessuale, cioè con la per esempio una classica domanda a chi fa porno, alle donne che fanno porno, fa incontri? Ma porca miseria, ma lo vuoi capire? Non perché ci sia sbagliato qualcosa a fare incontri e quindi, come dire, a fare un lavoro che non implica solo la rappresentazione del sesso, ma anche a un'interazione con le persone, no? Di natura sessuale. Cioè il punto è che veramente, ma distingui il fatto che tu hai visto un personaggio che fa un lavoro, ma quel personaggio non è identificabile con la persona. Non c'è questa separazione, ma il problema è ancora una volta di noi adulti e adulte. Cioè, a me queste cose sono un tema. Sì, no, hai ragione. Io credo che sia abbastanza pacifico. Cioè io, ma moltissime persone che conosco, sia che magari sono nell'ambito del sex working, ma anche in generale, credo che nel seguire comunque di chi è dentro determinate cose, tendono ad attribuire molto più problematiche alla generazione dei 50-60 anni piuttosto che a quella di 20 anni. Quindi partiamo dal fatto che è molta della nostra percezione, che per carità non fa statistica, però mi sembra che vada più in quella direzione. Però il punto è che tu hai toccato un punto nodale, cioè se il problema non è poi nostro. Molte cose che ci sono nel libro della Gruber, anche alcune delle cose magari più gravi che riguardano magari l'industria mainstream californiana, alcune problematiche, all'osso non sono poi delle problematiche che riguardano specificamente l'ambito pornografico. Però in qualche maniera il fatto che ci sia coinvolto il sesso ci fa storcere di più il naso. Cioè va bene essere sfruttati, va bene tutto, però accidenti, se si tratta di scopare, allora lì è... Cioè mi pare che molti dei problemi sono determinati solo dal fatto che ci sia di mezzo il sesso. Se noi lo togliessimo, magari alcune problematiche rimarrebbero, ma verrebbero percepite meno gravi. E quindi c'è di base una sessuofobia di fondo. Partiamo dal fatto che, non so se tu te ne sei accorta, ma ci sono anche dei punti del libro in cui la Gruber scrive cose come profanazione del corpo femminile. Lei si definisce femminista, io che la parola profanazione del corpo femminile sia problematica, io l'ho imparato sui testi delle femministe degli anni 70. Ecco, utilizzare un linguaggio, diciamo, religioso in un certo senso, così, oppure a un certo punto lei sta parlando con una sex worker o con una performer, non mi ricordo, perdonatemi, però fa un elenco del suo curriculum, in cui ci mette anche Miss Maglietta Bagnata, e poi fa una battuta del tipo, ah, pensate che bel curriculum, cioè l'unica persona a cui, te lo ricordo, l'unica persona a cui ha fatto, che presenta con una battuta sarcastica sul suo lavoro è proprio una donna sex worker. Ma mi state prendendo in giro? Cioè, il progressismo qui, ma scusa, non so, diciamo. Se, Dario, ti ricordi quando lei intervista, adesso purtroppo non mi ricordo il nome d'arte della performer, intervista una giovane performer che ha un account OnlyFans, e come caratteristica del suo account lei fa delle foto erotiche ispirate, se non sbaglio, agli inizi del Novecento, quindi una profondità ricerca, eccetera. Tra l'altro questa giovane sex worker è una studentessa, non so se è già laureata o in procinto di durante il racconto di laurearsi, e anche il racconto, cioè, sembra quasi legittimarla di più per il fatto, come dire, una persona con una certa cultura, un intellettuale, cioè mi sembra che poi di fatto, come anche io ho notato quella cosa che hai notato tu di questa cosa di Miss Maglietta Bagnata in riferimento a un'altra sex worker ancora, è che stessa faccia una discriminazione in termini, cioè questo mettere su due piani diversi, come chi fa solo porno, vabbè,
alla fine c'è una persona di serie B, mentre quella che fa sì porno, però lo fa con una certa ricercatezza, con una certa cultura, una persona colta, eccetera, allora sia più stimabile. Io lo trovo, questo per me è estremamente problematico, Molto categorizzare reazionario, le persone. diciamo, in un certo senso. Assolutamente sì, io non lo trovo assolutamente né emancipante né tantomeno progressista, come lei pretende di rappresentarsi e si dichiara, perché comunque stai, come dire, creando una linea di demarcazione tra una persona che potrebbe essere ignorante, una persona che magari non ha avuto voglia né modo né cazzi di nessun tipo di studiare e fa lavoro sessuale, allora cos'è questa persona? È meno stimabile, meno rispettabile o credibile di una che invece magari lo ha fatto con tutta una consapevolezza anche politica dietro. Ma sono due persone che vanno messe sullo stesso piano, che semplicemente hanno delle storie diverse che le caratterizzano. E per me è molto problematica questa narrazione, perché di fatto lei, è come dire, racconta cioè esaspera certe peculiarità a discapito di altre. E forse sai, quella cosa di Miss Maglietta Bagnata l'ha fatta quando ha intervistato quella coppia di Sì, ah performer sì, che anche porno lì fa anche delle storica. battute sul loro essere coppia, fa una battuta a un certo punto. Sì, cioè io Ma l'ho insomma, non trovata va veramente bene. così becera che francamente, e poi assolutamente sono d'accordo con te che giustamente tu dici. I problemi che evidenzia da un punto di vista socio-economico e non ultimo politico rispetto alle piattaforme e all'industria pornografica, se togliamo la parola porno e la parola sesso, sono esattamente gli stessi problemi o comunque parte degli stessi problemi che ha l'industria del cibo, l'industria della produzione di vestiti, quindi l'industria della moda, tutta una serie di problemi legati a quelle industrie che producono, che si occupano di ambientalismo, ma alla fine fanno greenwashing. Cioè, in un mondo globalizzato, alla fine i meccanismi di produzione non differiscono particolarmente. Poi sicuramente ogni industria ha le proprie implicazioni. Non so, Però se penso sono all'industria della coinvolti tipo moda che. l'organi genitali viene visto in modo peggiore, c'è una percezione in qualche maniera peggiore, deteriore, non so. Cioè, il sesso è interpretato come qualcosa di peggiorativo, cioè di per sé intrinsecamente problematico e pericoloso. Però allora, scusami, una visione per me sessuofobica, perché significa che intrinsecamente il sesso porta con sé il seme di qualcosa di negativo, di qualcosa di problematico. E come facciamo a vivere bene il sesso e di conseguenza le sue rappresentazioni? Se pensiamo che porti con sé qualcosa che ha in seno un problema, non lo so, io non trovo sex positive questo approccio, poi magari mi sbaglio. No, non lo è per varie ragioni. Diciamo che, infatti, quello verso cui converge questa inchiesta, che poi non è un'inchiesta, perché dice anche cose che si sanno, quindi non scopre niente di che, fa quattro interviste, insomma, non voglio sminuire, però ecco, le inchieste sono una cosa un pochino più elaborata, con più prove, eccetera. Però il punto è che, converge tutto verso una. Ci sono vari livelli, ecco, lei parla di rappresentazione, poi parla di questioni etiche. Poi di questioni economiche, poi tira fuori revenge porn che non te col porno, nonostante il nome, poi tira fuori OnlyFans, che è un'altra questione ancora, che ha delle affinità, però in realtà sono discorsi diversi, e quindi sono tutti argomenti molto diversi e delicati, che sono però buttati tutti insieme perché l'obiettivo è quello di attaccare fondamentalmente una specifica industria, o meglio, una specifica etichetta, che è la parola pornografico. E quindi diventa poi tutto un cioè la butta anche un po' in vacca, perdonami il termine, però è questo il senso, cioè la butta in vacca perché diventa tutta un discorso che parte da A, passa da Z, X, Y, eccetera, eccetera, e tira fuori poi delle conclusioni che sono, vabbè, facciamo l'educazione sessuale, dimenticandoci che c'è un problema anche, come detto tu, che riguarda anche l'uso di social, quindi anche l'educazione a internet, per esempio, non sarebbe male, dimenticandoci sono dei problemi economici, dei problemi di rappresentazione dei corpi, eccetera, eccetera. Cioè, sembra che veramente un lavoro del genere, a prescindere dalle posizioni che ha l'autrice, sia deleterio di per sé.
verso il parlare di questi temi. Perché tutto molto appiattito, vari livelli confusi uno con l'altro, che quindi, non permettendo la chiarezza, impediscono anche poi di trovare la quadra, perché poi è questo che ci interessa, di capire un attimo come affrontare e come leggere un fenomeno, e questo è un problema, in più condito da queste ogni tanto battute, affermazioni, quasi sempre rivolte a donne, tra l'altro, e quindi insomma veramente molte questioni complicate. Ad esempio, il fatto che la Gruber non si sia mai recata su un set a vedere come lavorano è problematico per parlare di pornografia, perché è come se io parlassi dell'industria del cinema e non vado a vedere come si gira un film. Non lo so, cioè mi sembra un po' non mi basta parlare con i registi e con gli attori o con i performer, quindi ci sono varie questioni. Il capitolo sul French bukkake, insomma, anche quello molto problematico, perché si apparenta il bukkake a un'attività che è illegale, la pedopornografia, eccetera, eccetera. Cioè, si prendono anche parole che sono... poi c'è un momento in cui parla bene di pleasure, di Ninia Tiberg, che io e Claudia mi pare ne parlammo in privato quando uscì, che non ci era piaciuto molto, e che appunto ha quell'approccio un po', anche se molto più delicato e complesso rispetto a quello della Gruber, a mio parere, però comunque ha un approccio molto, oh mio Dio, cosa sta succedendo, è tutto terribile, e in cui appunto si apparenta molto facilmente violenza, sopraffazione e pornografia o sessualità in genere, senza porre tanti discrimini, e questo è chiaramente un problema, innanzitutto perché discrimina tutte quelle persone che hanno piacere, anche al di là della esibizione pubblica, cioè del fare o meno pornografia, che hanno piacere in queste cose e quindi si sentono intrinsecamente sbagliati, magari dal punto di vista psicologico proprio, perché vengono apparentate a persone che hanno delle perversioni che devono essere socialmente additate o emarginate. Insomma, sono questioni troppo delicate, secondo me, per affrontarle in un pamphlet in cui si mette tutto insieme indistintamente. Questo credo sia il problema principale, no? Allora, io in conclusione, guarda, posso dirti che ho trovato il saggio proprio disonesto intellettualmente e mi è molto dispiaciuto, perché appena l'ho finito ho pensato, classica, quella domanda retorica, era un libro di cui sentivamo il bisogno? Risposta no, non se ne sentiva il bisogno. Io non nego che Gruber possa essere interessata all'argomento e mi può fare anche piacere che sia un argomento che le sta a cuore, perché vuol dire che insomma si guarda attorno, si occupa di argomenti che non riguardano solo la sfera, come dire, della politica, no? Che è quello che fa principalmente nei suoi programmi o che ha fatto negli altri suoi libri. Detto questo, però, per occuparsene in maniera così, ripeto, così pretestuosa e faziosa, ecco, io l'ho trovato disonesto. Anche perché è un libro che non aggiunge nulla e non toglie nulla al dibattito che c'è in corso. Anzi, si inserisce, secondo me, in una retorica estremamente forte, estremamente viva, quindi non so se c'è stata la volontà di cavalcare un'onda, visto che comunque è un tema di cui si discute molto, anche in ambiente femminile, sui social, insomma, ci si imbatte veramente a seconda della bolla a cui si appartiene in diversi contenuti, no? Che ripetono le stesse cose, sono estremamente retorici in senso poi... cioè negativo proprio, cioè dicono le stesse cose e di fatto non dicono niente, perché non portano alcun ragionamento, non portano alcuna verità, nessun dato oggettivo, sono tutte deduzioni fatte sulla base di supposizioni, sono ipotesi, cioè di fatto è molto difficile imbattersi in contenuti pertinenti che riguardano la pornografia o che quantomeno hanno l'onestà di dire: sulla base di questo io ipotizzo che... No, purtroppo vengono fatte delle dichiarazioni come se fossero delle sentenze, delle affermazioni che sono dogmatiche, e anche Gruber fa esattamente la stessa cosa. Però se la fa Claudia Ska, che il suo libro, non so quante copie ha venduto il mio libro, che dico delle cose, boh, se lo saranno filati tot persone, lo fa Lily Gruber, pubblicata da Rizzoli, ha evidentemente un peso mediatico di un certo tipo, tant'è che ne parlavo anche con i miei familiari, raccontavo appunto che avevo letto il libro e lo stavo recensendo,
E ho avuto difficoltà, cioè, infatti, cioè, ho avuto una discussione con mia madre e mia sorella dicendo: scusate, io posso parlarne con pertinenza, posso criticare positivamente e negativamente perché uno mi occupo di pornografia e due io il libro l'ho letto, non mi baso sulle interviste che Gruber sta rilasciando a destra manca per fare la promozione spinta a calci in culo da Rizzoli. Quindi purtroppo poi ci sono anche persone che magari prendono le difese o accusano il saggio sulla base semplicemente poi delle apparizioni pubbliche di Gruber. Quindi quello è un ulteriore problema che si pone, purtroppo ci siamo ormai abituati, quindi di non criticare perché si ha contezza del discorso, ma sulla base del sentito dire. E questo poi è quello che mi sembra un po' fare anche lei, che lei critica sul sentito dire e trovo, ribadisco ancora, estremamente problematico l'accostamento di tutta una serie di pratiche che lei, in maniera assolutamente soggettiva, che io non voglio criticare, cioè se lei si trova a disagio col bukkake, poi vabbè, cioè il French bukkake è un caso giudiziario in Francia, però il bukkake come pratica che lei descrive in maniera degradante donne e le gangbang anche quelle degradanti per le donne e quell'altra cosa degradante per la donna, ma perché evidentemente è lei che ci vede il degrado e io non posso andare a dire a Gruber no, non ci devi vedere il degrado, perché se lei lo vede evidentemente a lei provoca disagio e dà una certa interpretazione di certe rappresentazioni, però deve anche avere l'onestà di dire: per me, dal mio punto di vista o per il mio sentire personale, io lo trovo degradante per questo e quest'altro motivo, ma non può farne un dogma, cioè questa cosa è degradante, punto. Perché non lo è? Cioè, il degrado sta negli occhi di chi guarda. Per esempio, per me sono tutta una serie di pratiche molto eccitanti, dove peraltro mi pare di vedere sempre delle persone gioiosamente, come dire, attive nella pratica sessuale e nell'interazione sessuale. Poi è ovvio che quelle persone potrebbero anche essere le più scazzate al mondo, stanno facendo perché devono pagare l'affitto, ma voglio dire, come in tutti i lavori, tutti lavoriamo perché abbiamo le nostre necessità, però a un certo punto anche chi se ne frega, cioè fin dove non c'è sfruttamento, a me va benissimo, ma se sto vedendo un prodotto frutto di sfruttamento, probabilmente, cioè, non sto vedendo una pornografia, cioè sto vedendo appunto un contenuto illegale, cioè che non avrei neanche piacere a guardare. Però niente, viene tutto appiattito, è come quando si parla di prostituzione, no? Basta, no, c'è la tratta, allora chiunque si prostituisca sta sbagliando perché esiste lo sfruttamento della prostituzione. E no, porca miseria, allora non so, parliamo male di tutti gli agricoltori perché esiste il caporalato. Esatto. È un problema, cioè, è un problema proprio molto forte che però è particolarmente strumentalizzato quando si parla di sesso, quindi anche oro che ha a che fare col sesso, quindi porno, prostituzione, eccetera, eccetera. Non lo so, mi frustra tantissimo perché, ripeto, poi è una giornalista che tutto sommato io stimo, cioè io la trovo molto intelligente, mi piace il suo piglio, è molto donna virago, quindi non so come dire, non è che mi piaccia in senso assoluto, però ecco, non è che la considero l'ultima delle sceme o una persona che non può raccogliere la mia stima e quella di altre persone, però mi dispiace che si approcci in questa maniera al discorso senza peraltro, ripeto, aggiungere, sai, una visione molto personale, molto anche eccentrica, che ti fa dire: vabbè, non sono d'accordo, però guarda questo taglio che ha dato al discorso. No, in realtà non fa assolutamente niente di nuovo, veramente un saggio di cui non avevamo bisogno. Sì, sono d'accordo e soprattutto c'è il problema che essendo un personaggio importante, sono giorni che l'uniche occasioni in cui si sta parlando di pornografia, cosa che non avviene mai in prima serata sui canali mainstream, è con questo approccio. E le altre pochissime volte in cui se ne parla, lo si fa con questo approccio, così come su moltissimi social. Per cui venire a dire
che viviamo in un'epoca in cui la cosa è stata completamente sdoganata e in realtà chi ha queste posizioni, diciamo, antiporno è la sponda ribelle, insomma, è abbastanza ridicolo stando così le cose. Quindi noi facciamo la nostra sponda emarginata minoritaria e ci si prova, ecco, però il problema è quando hai dei mostri sacri così forti anche a livello mediatico contro. Quindi questo è chiaramente un problema per un'intera, anche per intere categorie di performer o di cultori e cultrici. Bene, ti ringrazio Claudia, così non andiamo troppo lunghi, siamo giustissimi e ci sentiamo per qualche altra riflessione sul porno, speriamo positiva, magari su qualcosa da vedere di interessante, ecco, piuttosto che su questi testi Speriamo, ambigui. speriamo, la vedo grigia. Guarda, purtroppo non voglio essere troppo pessimista, però mi sembra veramente che la deriva sia sempre più cupa, in particolare rispetto a tematiche riguardanti la sessualità. Vedo sempre più censura e la mancanza di volontà di prendere di petto la questione. Però, insomma, noi lottiamo nell'ombra. Assolutamente, assolutamente. Grazie.